Devo andare al bagno. Adesso vediamo di nuovo di... Un momento. Ma non c'è né acqua. Buongiorno. Non c'è né acqua. Ma cosa stava cercando? L'acqua del bagno. Ma come mai? Come mai sta cercando l'acqua? Ma sto leggendo che bisogna portare il secchio. Ma che io mi vado a portare. Ma non ha portato il secchio, qui serve il secchio. Sì, ma dopo entrano uomini, donne, ristorante della grassa. Buongiorno. Buongiorno. Da dove è che arriva lei? Mi sembra un po' squattrinato. Da Gentile. Scusate. Come mai è tutta zoppa? Come mai? Ma che gli è successo? Ma come mai è tutta scosciata così? Ma perché mia sorella mi ha detto da Milano, se vuoi fare strada, devi venire qua, cerca di metterti un bello spacco così ti possono guardare mi sembra una zingarona. Sto bene io così. Allora, cosa mi dice? Lei arriva da un paese che si chiama? Centuripe. Mi racconti un po' di questo paese. Niente, adesso siccome mia sorella Sconzi, come tutti sapete, di quando che lei ha fatto un po' di successo mi vuole portare anche a me sulla buona strada come ha fatto lei. Allora mi ha detto, perché non viene a Milano? Però dici sto nome qua che dice, ti dà fastidio, sto crocifissa, ma che nome? I miei nonni non mi hanno dato un nome che era anche Italia. Mio zio Gregorio, un altro Pasqualino, ma guarda che nome che mi hanno dato, Crocifisso, ma io come faccio a fare strada ma che si chiama Crocifisso? Ma mi dica la verità, ma prima c'era una puzza di camera gas nel ma bagno. Ho terra grassa, lì dovevo portare il secchio con la ma mi sembrava una baldracca. Se dicono che entra un uomo e maschio, adesso senza acqua, adesso il primo uomo che entra al bagno si vede che piscia forte, così là dentro non ci vuole una camera a gas. Perché ognuno deve portare l'acqua, ma secondo lei è giusto che uno, un ristorante così, deve portare l'acqua? Lo so, ha ragione anche lei, però qui siamo in un posto che a tirare la catena non ha... Ma cosa sta facendo? Cosa fa? Ma io ti faccio vedere mio marito. Suo marito, e come mai lo porta lì? Come mai lo porta lì? Ma il mio marito è vivo, mica bisogna portarlo quando è morto. Perché bisogna volerlo bene mentre è vivo. Pensavo fosse morto. No, e questa qui è la mia governante. Ero venuto un giorno a casa sua che la mia governante. Stava, sì. Adesso ho capito. Mi faccia leggere un po' qui cosa c'è scritto su questo bigliettino, posso? Sì. Crocifissa la barbera, sorella disconsolata, così... Mi conoscete? Ma così non potete conoscere meno, se no con Crocifissa come fate a conoscere a me? Ma lei si è portato una valigia dietro, cosa c'ha? Tutti i suoi costumi? Una valigia con un po' di sogni dentro. Adesso mio marito è andato a dormire in un altro hotel. Ho capito, cos'è che c'ha dentro questa valigia? C'ho dei sogni. Invece di avere i sogni nel cassetto, c'è i sogni nella valigia? Sì, adesso se li porta dietro. Mi ha detto mio marito, siccome abbiamo sentito un disco lì a Milano, che sto punto G, mio marito ci aveva... Brava, perché lei mi parlava per telefono di sto punto G, ma mi dica un po' sta canzone sto punto G. È 20 anni che sta girando con sto punto G, ma vediamo che stasera lo trova. Ma lei ce l'ha questa canzone? Pure. Sì, se l'hai portata dalla... Se lei mi dà un minuto di... Allora lo metto. Io intanto la riprendo. Lei la metta. No, faccio una sfumatura. No, perché? Faccio non si preoccupi. Va bene, io la riprendo. Che lei pratica anche di computer, mi ha detto. Sì, ho fatto 5 anni di studio all'università. E cos'è che studiava? Ci dica. Studiavo tutto. Sì? Dopo mi sa il paese da noi...
Prima che uno che deve studiare a computer ci vogliono 25 anni. Ah, vedo che pratico, sì, pratica. Perché la giungicina nessuno se lo poteva permettere. Mio padre me l'ha messo giù su, sulla terrazza. Ah, ho capito. Allora, questa canzone ce la farà sentire? Sì, adesso un attimino che vado subito a ripescarla, perché certo. Almeno che così mi ha detto mio marito, ti faccio sentire sta canzone, così vediamo stasera subito sto punto G. Ma intanto io le do fastidio se la riprendo tutta, così le facciamo... Ma tutte, cerco di non riprendere le parti intime. Ma sta gonna qua, tutta spaccata... Suo marito non le dice niente, suo marito, non è geloso? Ma lui per adesso non mi sta vedendo, speriamo. Ah, ho capito. Ci faccia sentire sto punto G, che mi ha parlato tanto. Glielo faccio sentire. Ecco, così almeno si fa una ballata e mi fa vedere, mentre che... Volume. Non è questo il punto G, adesso non lo posso trovare. No, non è questo. Il punto G, ecco questo è il punto G.